Eccoci dunque finalmente pronti. We are just starting this live coverage. I'm just doing some final tests, so thank you for waiting for a couple of more minutes. Just making sure that all the system is working for us. I know that we are really waiting for the asteroid. We want to see the asteroid if it is still there. So I'm going to start this because we never know what the weather is going to do. So I think that it is best to use all the time we have here. So good evening, ladies and gentlemen. Gianluca Masi speaking from the Virtual Telescope Project in Italy. And once again, I'm here to welcome you to this live coverage of another asteroid, another potentially hazardous asteroid. And this time, you know, we have 2014 HQ 124, and this one has been a very, I would say, well-known asteroid for people because a few days ago, when it reached the minimum distance from us, for some reason, I don't understand why, actually, it received a lot of exposure, like if it was going to collide with the Earth, but that was not the case. We knew that well in advance, but still, I don't know why it received a lot of exposure. So I'm really here to start to show you this very small object while it is now on its way back to the more distant solar system. So we are here just saying goodbye to it. As usual, this event will be both in English and Italian, and before also sending our greetings to my Italian friends, we are in Italy and I'm happy to also to share these things in my native language, of course. I still want to thank and acknowledge the support of Unitron Italia Instruments, Software BISC, Baader Planetarium, Santa Barbara Instruments Group, and Planewave Instruments. And I wish also to remind that this event is a joint effort between the Virtual Telescope Project that I'm gladly representing here and ANSA, Scienza Tecnica, the scientific department of the most important press agency in Italy. And I wish to thank my colleague and friend also Enrica Battifoglia. So here we are, so we are going to start, but before let me say welcome aboard also to our Italian audience. So stay there, stay looking up, and we hopefully will see this asteroid. Dunque, buonasera a tutti, a parlarvi è Gianluca Masi del progetto Virtual Telescope che vi dà ancora una volta il benvenuto a questo nuovo appuntamento sui nostri canali web. Di nuovo il cielo in diretta e l'occasione viene ancora una volta da un asteroide, l'asteroide 2014 HQ 124, che proprio qualche giorno fa è passato alla minima distanza dalla Terra, una distanza comunque di assoluta sicurezza, essendo stata comunque intorno al 1.200.000 km. Per qualche ragione questo corpo celeste ha ricevuto comunque una notevole attenzione da parte della stampa internazionale, non di settore devo dire, proprio perché non c'era un'allerta rilevante. Fatto sta che addirittura ha ricevuto questo sasso volante degli epiteti, dei soprannomi che francamente trovo anche buffo e ridicolo riproporre, visto che poi era semplicemente qualcosa di infondato. Dunque ci apprestiamo a trasmettere in diretta le immagini di questo piccolo asteroide e, come di consueto, l'evento si svolgerà sia in lingua italiana che in lingua inglese, proprio per come dire, permettere alla comunità tutta di osservare l'universo in diretta. Desidero ringraziare naturalmente anche i partner tecnologici del progetto Virtual Telescope, Unitron Italia Instruments, Software BISC, Baader Planetarium, Santa Barbara Instruments Group e Planewave Instruments per appunto il loro contributo tecnologico. Desidero poi ricordare che questo evento si svolge in partnership con il canale scientifico di ANSA, la principale e più importante agenzia di stampa italiana, e desidero ringraziare per il lavoro congiunto proprio la dottoressa Enrica Battifoglia. Ritengo tuttavia che tutti siamo qui per osservare ciò che possiamo vedere di questo asteroide ormai in fase di allontanamento, dunque sarei dell'idea a questo punto di condividere in diretta proprio la nostra console di comando. Dunque mi appresto a farlo, giusto un istante per poter aggiungere e condividere con tutti esattamente il quadro di controllo del nostro telescopio. Mi sembra di averlo pronto. Verifichiamo che sia nella condizione di fare ciò che desideriamo e dunque eccolo a voi.
Come di consueto, stiamo ammirando in questo momento proprio il sistema di controllo dello strumento, il telescopio, desidero ricordarlo, l'unità principale del progetto Virtual Telescope che stiamo adoperando si trova a un centinaio di chilometri da me, dunque nessuno in questo momento è in osservatorio. Grazie alla tecnologia riusciamo ad adoperare questo sistema anche a dispetto, dicevo, della distanza, e ciò ci permette naturalmente un accesso più agile e soprattutto più frequente, senza dover sostenere, ecco, il disagio, l'ingombro, magari la poca praticabilità del viaggio di andata e ritorno, a maggior ragione quando si tratta di eventi dell'ultimo momento, come spesso succede proprio con gli asteroidi. Il telescopio è già puntato in corrispondenza del nostro asteroide, di cui racconteremo qualcosa a breve. Ci tengo a dire che, come si vede, l'asteroide è nella costellazione della giraffa, Camelopardalis in latino, peraltro nota perché giusto il mese scorso attendevamo lo sciame delle Camelopardalidi da quella direzione. E direi che siamo già sulle tracce dell'asteroide perché, nonostante la Luna praticamente piena, nonostante la presenza di una coltre nuvolosa, ecco che il telescopio è già all'inseguimento del nostro oggetto e questo piccolo masso, che ormai dicevo si sta allontanando dalla Terra dopo l'incontro di minima distanza avvenuto all'incirca alle 7 del mattino del giorno 8 di giugno, quando era pur sempre a 1.200.000 km, grosso modo 3 volte abbondanti la distanza della Luna, e noi lo stiamo seguendo mentre praticamente si allontana, dopo che ha fatto il suo ingresso appunto nei cieli italiani, perché fino a un paio di giorni fa, fino di fatto alla minima distanza, questo asteroide era praticamente accessibile soltanto dalle latitudini australi, decisamente australi. L'asteroide è ben evidente, come vedete, adesso lo passo a ingrandire affinché tutti, anche i non addetti ai lavori, possano verificarlo. Intanto lo presento anche agli amici d'Oltralpe. We are already tracking this asteroid 2014 HQ124, and as you can see, the telescope is pointing the object, and above all, the telescope is tracking this asteroid because the asteroid is close to us and it is apparently moving quite fast across the stars. So our advanced telescope is able to track this object, not the stars, how how the telescope usually does, because we are tracking a very fast moving object, and it is important, and we have the technology for doing this, that the asteroid is just perfectly tracked. And you can see that this asteroid is visible as a sharp dot of light in the center of the image, while the stars are trailing on the background, because, as I said, the telescope is tracking the asteroid on the foreground, while the stars on the background are apparently sliding. A new image is coming, and you will see that the asteroid will shift. Apparently, the stars will shift because the telescope is just keeping the asteroid at the center, but we know that the asteroid is traveling across the stars. So, this is a truly funny experience. This asteroid has a diameter of around 350 meters, so it is 0.3 kilometers, just to give you a round number, and it is classified as a potentially hazardous asteroid. This is because it is able to come quite close, and it is big enough, as I said, 0.3 kilometers, that in case of collision, it would really be a reason of concern, because just in the hypothetical case such a rock will collide, or a similar one, with the Earth, we can expect serious damages at the continental scale. This is why, before a given size and below a given approaching distance, we consider an asteroid a potentially hazardous asteroid. We receive many questions by our fans, our friends, asking why some asteroids coming even closer are not recognized as potentially hazardous. Simply because, yes, they are closer than this at the minimum distance, but they are smaller. If something is smaller, even in case of collision, of course, it will not be a reason of too much troubles for us. Well, not something happy, but at least nothing to the continental scale, nothing huge, not devastation to the planetary scale. This is why we define among the near-Earth asteroid population a subclass
called, as I said, potentially hazardous asteroids. To be a potentially hazardous asteroid, as this one, you have to come closer than 0.05 times the distance between the Sun and the Earth. That is, you have to arrive at least at 7.5 million of kilometers from us, and you have to be around more or less 250 meters in diameter. If you are at least so big, if you come at least so close, you are awarded with the definition of potentially hazardous asteroids. Potentially, it doesn't mean at all that the asteroid has really serious bad intentions to come and just hit planet Earth. So when you read potentially, keep in mind what potentially means. It is just an expression that it is flagged as an object requiring more attention. The telescope is tracking this very, very beautifully. You can see that now the asteroid is between two stars, and image after image you can see the time just running on the left, exposing light, because the digital imaging system is just taking images back to back, and at some point this can be even used to just to collect and make a movie, just using each image as a shot, like a time lapse. That will be funny, and likely the very next days I will work to have such a video. It is nice to see that once the exposing light there, the counter reaches zero and the image is downloaded, this is happening now, you will see that the new image will have the asteroid in a different position respect to the stars. And you can see this quite well. So you are tracking live this object. We are on this object, as I said, live. Il telescopio naturalmente è sulle orme del nostro asteroide, che ha un diametro stimato sui 350 metri e appartiene alla categoria dei cosiddetti oggetti potenzialmente pericolosi. Ecco, questo richiede un po' di chiarezza. Noi conosciamo naturalmente asteroidi in gran quantità. Sono oltre 600.000 gli asteroidi che sono stati catalogati finora, tra asteroidi di cui si conosce con accuratezza l'orbita, altri per i quali questo dettaglio, questa conoscenza orbitale non è altrettanto raffinata, ma è un fatto che comunque ne conosciamo più di mezzo milione. All'interno di questa enorme popolazione diamo particolare riguardo proprio a coloro, agli asteroidi che magari si avvicinano alla Terra entro certe distanze limite e, come è noto anche a chi segue le cronache scientifiche abitualmente, sono chiamati asteroidi near Earth dal momento che arrivano vicini alla Terra letteralmente. Ma non tutti gli asteroidi di questa categoria sono uguali tra loro. Alcuni, è vero, arrivano, come dire, si avvicinano più della media alla Terra, ma non osano mai più di tanto. Altri invece lo fanno, e come? Ebbene, in questo secondo caso si è pensato di introdurre un'ulteriore, etichetta da attribuire a questi asteroidi, che identifica tra tutti gli oggetti in grado comunque di avvicinarsi al nostro pianeta quelli che sono più grandi di una certa soglia ritenuta interessante e che comunque si avvicinano al di sotto di un'altra soglia, e questi vengono chiamati asteroidi potenzialmente pericolosi. Per appartenere a questa fortunatamente ambiziosa, ristretta categoria, l'asteroide deve avere un diametro di almeno, all'incirca, 250 metri e deve essere potenzialmente in grado di avvicinarsi alla Terra almeno entro 7 milioni e mezzo di chilometri. Dunque, se l'asteroide è più grande di 250 metri e la sua orbita può portarlo potenzialmente a una distanza da quella terrestre di circa massimo di 7 milioni e mezzo di chilometri, a quell'asteroide noi daremo il nome di oggetto potenzialmente pericoloso. Questo risponde anche a un'altra questione. In tanti ci scrivono, tra gli amici del Virtual Telescope, come mai asteroidi, e ne abbiamo seguiti in diretta davvero molti ormai, che arrivano addirittura al di sotto della distanza lunare, magari non ricevono questa definizione di potenzialmente pericolosi. Il motivo è che sono molto piccoli, magari hanno dimensioni di pochi metri, e allora è vero, pur arrivando vicinissimi, non meritano comunque questo bollino, perché laddove ci fosse una collisione tra quelli piccoli, appunto, e la Terra, cosa che di certo non è mai auspicabile, comunque non producono una conseguenza devastante su scala quantomeno continentale, regionale, a livello di globo terrestre, mentre gli asteroidi potenzialmente pericolosi
per dimensione, in caso appunto di collisione, porterebbero con sé nella caduta una tale energia che ovviamente le conseguenze sarebbero straordinariamente gravi, quantomeno su scala continentale. Si ritiene in particolare che gli asteroidi al di sopra di un chilometro siano invece vadano riguardati con maggiore ulteriore dettaglio, proprio perché nel caso di una collisione stavolta con un oggetto almeno chilometrico le conseguenze potrebbero essere planetarie, e la geologia terrestre ce lo ricorda, tracce evidenti che sono state messe in connessione anche con appunto l'arrivo di asteroidi, e il più celebre è quello tra il Cretacico e il Terziario circa 65 milioni di anni fa, che è collegato nell'immaginario collettivo proprio all'estinzione dei dinosauri, che furono solo la vittima illustre di quella tragedia planetaria, visto che la collisione con quell'asteroide, che si stima avesse una dimensione di almeno una dozzina di chilometri, di fatto estinse il 75% delle specie viventi all'epoca. This asteroid has been discovered last April, so this is basically an old friend of the human beings, and we knew since the beginning that it was going to come relatively close at 1.3 millions of kilometers, if you prefer 3.3 times the average distance of the moon, but no risks at all. We knew, as always on the previous cases, that this object was just having a nice, spectacular close flyby with us without any consequence. And I really don't understand why people around is really loving to be scared with this kind of asteroids. Every time an asteroid is approaching us, even if it will stay at few millions kilometers from us, for them it is bringing death and destruction everywhere and everyone. So I really don't know why they are so really willing to see this happening. I really don't like the scenario, but I don't know why they still believe that, and every time they to be disappointed, because the asteroid, of course, will leave us without any consequence. And this one was even nicknamed the Beast. I really don't understand why, really no reason for this, and I was impressed and also shocked to see that that nickname really became quite popular. This asteroid is by far less intriguing than many other approaching asteroids that we tracked through the virtual telescope. So, let me say, really no reason to give to this one a particular, a special attention, if any attention was due to this rock. I mean, it is very interesting from a scientific point of view, but from a mediatic point of view, it was by far less spectacular than really zillions of asteroids we've seen around over the last few years. Curiosamente, dicevo, questo asteroide è stato sovrastimato, e come abbondantemente, proprio da molti siti internazionali, naturalmente non dalla stampa e dai media informati, ma da quelli che si ostinano ad ogni passaggio di asteroide, e ne conosciamo davvero a bizzeffe, a additare l'ultimo venuto come l'asteroide dell'Armageddon, salvo poi, ma nessuno di loro viene poi a spiegarci il motivo, mai succede quello che avevano previsto. Sarebbe bello se, al margine di quelle previsioni apocalittiche con cui hanno gonfiato oltremodo anche le visite ai loro blog, ai loro siti, poi nessuno ci viene a spiegare come mai la loro previsione apocalittica e paventata non si è verificata. E ovviamente il bello è che quegli stessi affascinanti e ovviamente informatissimi personaggi, al 200° asteroide di cui predicano l'impatto che non ci sarà, al 201° avranno tuttavia lo stesso credito e lo stesso ascolto. Questi sono veramente grossi misteri. La comunità scientifica fatica a veicolare e a trasferire la bellezza, il fascino e anche il valore della moderna conoscenza scientifica, mentre come dire, certi interlocutori e operatori trasversali, che spesso di scienza non hanno nulla se non la parola science nel dominio del loro sito, ricevono un'attenzione sbalorditiva. Eppure, ribadisco, sforzi ce ne sono per cercare di portare la conoscenza mediata appunto anche dalla ragione presso il grande pubblico. Questo non significa che la scienza sia resistente alla sfera emotiva. La scienza è grandemente analoga
all'emozione e addirittura proprio all'itinerario artistico. Lo scienziato è creativo come un artista, né più né meno, eppure si rimane spesso basiti dall'idea che appunto si ha spesso del ricercatore, dello scienziato, come un essere freddo versato al mero calcolo. Invece no, vi assicuro che scoprire, stiamo parlando di astronomia, una stella che varia splendore, un asteroide, oppure una supernova, una stella che esplode a centinaia di milioni di anni luce, eccetera, lascia un'emozione ancor prima di rivendicare il diritto scientifico dell'avvistamento, un'emozione che lascia traccia di sé per tutto il resto della propria vita. This asteroid is now leaving the minimum distance from us. As I said, was touched on June 8th, almost at 6 universal time, and at that time it was at 1.3 million of kilometers, and this asteroid since then is now on its way back. Image after image, you can see that the asteroid is still in the center, while the stars are apparently trailing on the bottom left, because the asteroid is going on the upper right. But as the telescope is just tracking the object, of course, we have the impression that the stars are on the background. The very same situation when you are tracking to take a picture of something moving very fast, like a Formula One car, for example. If you, with your body, just track the car to take a better picture, to have it clearly visible and not shaken, you will see on the background that everything is just shaking. That is normal, and this is the very same case. We are tracking a moving object. If you track something moving, the background will be moving. Okay. I would like also to show you the telescope we are using for this. Actually, I would like to share you a site on the virtual telescope observing site. Here it is. You can see the telescopes we are using to bring astronomy to the world, and the virtual telescope over the years really show to be amazing in this. A few millions of individuals actually were able to discover what is lurking up there above their heads thanks to the virtual telescope, and you can see here the two fully robotic telescopes making this possible. The one we are using is the telescope on the right. Let me say, and trust me when I say, it is a truly advanced telescope, making possible to see very distant stuff, and it is able to track basically everything moving in the sky, and we are proud of this. And I also want to say that there are many, many discoveries that have been done from this observing site, especially in the field of asteroids or extrasolar planets and variable stars and supernovas. So we are really doing, I believe, and I'm happy to report, a very good activity. But also important is the public outreach and the science communication work that we are running through the virtual telescope, and I believe that what you are seeing now is hopefully an example, hopefully a good one, of what I mean here, because we can share the sky real time with live comment thanks to this amazing technology. And I wish to remind you that the telescope, virtual telescope, is here, and we love our motto saying that the sky is your land. Just we want to say that if you look at the sky through the virtual telescope, after all, you will be there in comfort, like if the sky is just your native land. And I hope that you will stay with us in the future again for other amazing cosmic events. The asteroid is still there. You can see it very well in the center. The telescope is tracking this object amazingly well. If you see on the bottom right corner, close to the window of time, saying that in Italy it is 10:30 p.m., you see that just above the time, you see that the scope alt is plus 29 degrees or something more. It just means that this object is at less than 30 degrees above the horizon, and it is setting. It is in the northwest, so it is going lower and lower. And let me say that we are observing it under quite critical conditions. So happy that we are truly having an amazing sight. Let me remember also that there is the full moon there, and this is not helping at all, because the full moon, of course, is just making the sky really bright. Il telescopio naturalmente sta inseguendo alla perfezione il tutto, l'oggetto è ancora visibile al centro,
Per chiarezza, gli altri punti bianchi che vedete tutti intorno sono delle fluttuazioni termiche dovute proprio alla fisica del sistema di acquisizione d'immagine, ed è interessante vedere come ad ogni immagine quei punti cambiano, tranne l'asteroide che invece è esterno al sistema, per così dire, questo è perfettamente normale. E poco fa ho anche mostrato i telescopi, le due unità completamente robotiche che fanno parte del Virtual Telescope, e quella che stiamo adoperando è l'unità di destra, la più performante, la maggiore, che come l'altra del resto ha permesso negli anni anche l'ottenimento di importanti dati scientifici. Sono davvero molte le scoperte che si possono annoverare e collegare all'uso di questi strumenti, così come anche importante è stato ed è tuttora l'impegno per la comunicazione della scienza e la condivisione col pubblico delle tematiche astronomiche, tant'è vero che dal 2006, anno di avvio del progetto, sono stati oltre 3 milioni in più di 230 paesi al mondo, coloro che attraverso il progetto, attraverso la nostra finestra sul web in tempo reale, hanno potuto appunto idealmente sollevare lo sguardo verso l'alto, anche da paesi che magari non hanno la stessa levatura tecnologica e che soltanto grazie alla rete hanno potuto perciò approfittare di uno strumento, in quel caso direi collettivo, che ha permesso loro di affacciarsi con un occhio evoluto proprio sulle frontiere della scienza astronomica. Faccio notare anche che l'asteroide, come si legge, se guardate in basso a destra nella schermata, che dall'orario 10:33, 22:33, appena sopra c'è scritto che scope alt è l'altezza sull'orizzonte del luogo dove è puntato in questo momento il telescopio, che, come ho fatto vedere, si trova, eccolo qui, nella costellazione di Camelopardalis, la giraffa. E trovandosi a meno di 20 gradi, ci sta dicendo tutto questo che sta di fatto tramontando. Quindi stiamo osservando un oggetto in condizioni di bassa altezza sull'orizzonte, che rendono l'osservazione estremamente critica. In più c'è la Luna praticamente quasi piena, e quindi direi che stiamo lavorando davvero in grande stile, nonostante la assoluta non idealità della serata osservativa. So I believe that we are truly having fun. Asteroids for me are always something great. I really love sharing asteroids. I have really reserved a lot of my scientific activities to near-Earth asteroids. And of course, I think they are very interesting. They are because asteroids are the most pristine material we see around the Sun, together with comets, just making possible for us to understand and study directly from those samples what happened at the very beginning of the story of the solar system. Because asteroids were basically the bricks making possible to planets to build collision after collision. So when we fear a collision from an asteroid, please just remember that there were collisions at a very high frequency in the past, at least compared to the actual frequency, making possible to planets to build, to accumulate asteroid after asteroid. So basically, collisions are an important, I would say, inner mechanism in the solar system, in its well rooted in its evolution. So we are now reaching the end of this very quick but I must say very successful coverage. You can see that we are observing a difficult target. It is a moving target, low to the northwest horizon with the full moon. It is relatively faint. Let me say this is incredibly much fainter than the faintest star you can see by naked eye from a dark side. So don't believe, don't try to look this with your eyes. If you see something moving in the sky tonight, don't think it was this asteroid, because this asteroid is incredibly fainter than the faintest star you can see from a dark observing side. Ci avviciniamo ormai alla conclusione di questa diretta, che ci ha permesso con, direi, perfezione di ammirare questo asteroide. Pertanto
ritengo che siamo riusciti benissimo nel nostro intento. Ricordo che gli asteroidi sono di grandissima importanza a dispetto della loro modestia, spesso nelle apparenze, dal momento che asteroidi e comete sono quanto di più antico rimanga ancora oggi nei dintorni del Sole, del materiale primordiale da cui in effetti si sono poi formati i pianeti. Anzi, le collisioni in sé sono stati il meccanismo costruttivo che, diciamo, accumulando, fondendo per collisione, ammucchiando asteroidi, ha permesso ai corpi maggiori di prendere forma. Quindi, quando un asteroide si avvicina a noi, in fondo sta palesando quel meccanismo, fortunatamente senza portarlo fino in fondo, fino alla collisione stessa, anche se, lo ricorderete, ci sono stati casi anche recenti a Chelyabinsk nel febbraio del 2013. Il 1 gennaio di quest'anno un piccolo corpo di pochi metri è esploso quasi a metà, nel mezzo dell'Oceano Atlantico. Insomma, ci ricordano soltanto qual è stato il loro ruolo circa 4 miliardi e mezzo abbondanti di anni fa, quando i pianeti iniziarono a formarsi poco dopo il Sole, mezzo miliardo d'anni dopo il Sole. Ormai a conclusione perciò, desidero nuovamente ringraziare coloro che contribuiscono all'attività del Virtual Telescope, che ricordo essere un progetto che si basa soltanto su un mero lavoro di buona volontà. Non ci sono supporti né finanziamenti di sorta istituzionale a questo progetto, che sopravvive, dicevo, grazie alla buona volontà di chi lo ha fondato e avviato, e al contributo di coloro che, ritenendo meritevole la sua attività scientifica, culturale e anche divulgativa, decidono di supportarlo attraverso una donazione. Chi vuole è benvenuto in questo, sapendo, lo vedete ormai da 6 anni, i numeri non mentono, che onoriamo naturalmente l'impegno che abbiamo reso pubblico ormai da viaggiamo ormai verso la decina di anni. Desidero ringraziare come sempre i partner tecnologici che hanno voluto supportare questo progetto: Unitron Italia Instruments, Software Bisc, Baader Planetarium, Santa Barbara Instruments Group e Planewave Instruments, proprio perché grazie alle loro tecnologie Virtual Telescope è ad oggi la facility che al mondo permette con maggiore certezza di risultato addirittura la condivisione di fenomeni ben più estremi che non il già difficile e complesso dal punto di vista dell'osservazione passaggio dell'asteroide che stiamo vedendo. Ricordo ancora che questo evento si svolge in collaborazione con la redazione scientifica e tecnica di ANSA, e ringrazio per questo la dottoressa Enrica Battifoglia. Mi pare davvero tutto, e dunque a nome del sottoscritto Gianluca Masi del progetto Virtual Telescope vi auguro una piacevole serata. So we are really going to stop to end this live coverage. I believe that it was I would say a funny, a very successful one, because the sky was once again with us and the asteroid showed it very well while it is leaving from us. I still want to thank the technological partners of the Virtual Telescope, and they are Unitron Italia Instruments, Software Bisc, Baader Planetarium, Santa Barbara Instruments Group and Planewave Instruments. Così come desidero ricordare che questo evento si svolge in partnership con la redazione scientifica e tecnica di ANSA Scienza. And for this I also wish to thank ANSA Scienza, the most important press agency in Italy, for joining and organizing together this event. I will say that the Virtual Telescope is here since 2006, and since then we've been able to show the sky to really a lot of people, and all this with a number of difficulties, because the Virtual Telescope is not supported by any institutions, by any funding. So I really thank those who from time to time, trusting our mission, decide to donate something. If you want to support us this way, you can find the right section on the website, and also be sure that we will promise what we say, because after almost 10 years with these amazing results and numbers, I believe that they can stay there as a warranty of application and also devotion to the original mission. So for me that's all, and I believe that next time, once again, we will have fun again with the wonders of cosmos. So take care and keep looking at the stars, because the sky
never fails rewarding you. So, thank you for coming. That's all from Gianluca Masi, Virtual Telescope. Goodbye and see you soon.